Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella carità di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo la quinta domenica di Quaresima e anche la domenica della carità nella nostra comunità parrocchiale. Accanto a me, alla mia sinistra, c'è una coppia di sposi, Luciano e Patrizia, perché abbiamo deciso insieme, in questo anno particolare dedicato alla famiglia, ad immagine della Sacra Famiglia di Nazareth, di essere noi adulti. Stare qui accanto all'altare o anche servire, perché qualche volta potrebbero anche farlo loro o anche voi, perché noi adulti dobbiamo offrire ai giovani e ai giovanissimi il dono della fede, anche nei piccoli gesti sacramentali e non. E allora io ringrazio loro per la disponibilità. È anche bello avere una famiglia, nella famiglia comunità cristiana, qui radunata intorno all'altare del Signore. Gli presentiamo tutte le nostre richieste, gli affidiamo i nostri cari defunti Romano, Alessandro e Ugo e umilmente gli chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi all'amore per la vita del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue
forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e se dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: lo glorificherò, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Prossimi ormai alla solennità della Pasqua, centro, culmine, vertice della nostra vita cristiana, la parola di Dio che ci accompagna nella fede in questa quinta domenica di Quaresima, domenica della carità della nostra comunità parrocchiale, ci parla proprio di questo amore smisurato di Cristo Signore, quell'amore rappresentato da un chicco di grano che è caduto in terra e chiamato a morire, per dire come Cristo, che come chicco sulla croce
porta frutto, quel frutto di redenzione dal suo costato, l'acqua e il sangue, segno dell'amore che ancora oggi egli riversa nella Chiesa attraverso i sacramenti, l'Eucaristia, la parola, il dono di carità di tanti uomini e donne che non solo hanno scelto di seguire, quindi di vedere più da vicino il Signore. Vedere per conoscere. Giovanni usa molto questa espressione: per poter amare, conoscere il Signore, bisogna vederlo, bisogna fare questa esperienza che abbraccia ed è nel cuore di ogni uomo, ognuno di noi, anche forse quello più lontano che non riflette tanto, non per colpa, sul mistero della presenza di Cristo Signore, inevitabilmente lo cerca, perché nel cuore stesso, creato immagine e somiglianza di Dio, che c'è questo desiderio, come ci ricordano i santi, Sant'Agostino. Io voglio lasciarvi un'immagine che mi ha colpito qualche settimana fa sui social, di questa bambina piccolissima che di fronte alla croce, un bel crocifisso, si ferma e guarda. È molto bello questo sguardo di questa bambina che dice tanto di fronte a questo legno, a questo uomo rappresentato su quel legno sfigurato, crocifisso, che apre alla speranza, apre alla vita, anche per chi non ha parola. Vi ricordate i santi innocenti che hanno glorificato il Signore pur senza proferire parole, ci ricorda la liturgia, perché la fede che Gesù ha voluto in queste domeniche far sobbalzare nel nostro cuore e nella nostra vita è questo dono grande che abbiamo ricevuto, che attende anche una risposta, che attende quell'amore che Gesù stesso ci offre attraverso Filippo, attraverso la ricerca di alcuni greci che potremmo essere anche noi oggi alla ricerca non solo del volto di Cristo, ma di Cristo stesso presente nel mondo, in tutto quello che sta accadendo, presente nella Chiesa, perché sappiamo riscoprire la grandezza e la bellezza di questo chicco, e anche noi a immagine di questo chicco di grano siamo chiamati a morire, siamo chiamati a perderci, a perdere noi stessi in questa paradossale esperienza, no? Perché è un paradosso perdere la propria vita per trovarla. Chi vuol seguire mi serva. E il servizio che Gesù indica è quel servizio che passa inevitabilmente anche attraverso la croce, l'amore supremo, ma che proietta all'eternità, proietta alla risurrezione, perché noi siamo proiettati, diceva bene Monsignor Tonino Bello, la croce è un momento provvisorio della nostra vita, ci attende l'eternità. Che cos'è l'eternità? Voi avete il desiderio di eternità? Questa eternità è solo dopo la nostra morte? O è possibile fruirne già oggi qui? E quell'eternità che è rappresentata da questo amore crocifisso e risorto, da questo amore nella glorificazione del Padre, del Figlio e attraverso il Figlio di ognuno di noi, perché quella gloria che noi forse a volte cerchiamo nelle dimensioni umane non ci appesantisca, non ci leghi troppo a questo nostro viaggio terreno, breve o lungo che sia, ma ci permetta di guardare all'eternità. Voi sognate di solito, ma no a notte, io di solito non ricordo i miei sogni. Sognate, sogniamo, diceva Papa Giovanni Paolo II, lo chiamo sempre così, quando sognate la felicità, quella felicità che non è solo di un giovane,
ma quella felicità che insita dentro di noi, che è parte di questa eternità, di quella gloria che Dio vuol farci gustare anche nel mistero pasquale che celebreremo, affinché possiamo disegnarla, offrirla, dirla con gesti piccoli, semplici nella vita di ogni giorno. Gli affidiamo il mondo intero, gli affidiamo le nostre famiglie, i bambini, i giovani, perché in questa Settimana Santa che si aprirà da domenica prossima dinanzi a noi, possiamo anche noi vedere, cercare il Signore, toccarlo, trovarlo in mezzo a noi, non solo nell'Eucaristia, il Giovedì Santo, nella sua passione, il Venerdì Santo, nella veglia pasquale che ci proietta verso questa eternità e verso la risurrezione, morire a noi stessi, al nostro peccato, al nostro egoismo, per risorgere, per essere anche noi gloriosi, per essere anche noi luce in questo squarcio di tempo storico che sembra adombrato dal dubbio, dall'inconsistenza, come dicono alcuni, dalla sospensione. Sembriamo tutti sospesi per l'incertezza, ma c'è una certezza che invece in questa pandemia sembra così soffusa ma così forte, è il suo amore che non si stanca di essere e di dirci di non avere paura, di non temere, e diceva sempre Giovanni Paolo II di spalancare invece le porte nel nostro cuore a Cristo Signore, nostra gioia e nostra salvezza. Ci mettiamo in piedi rinnovando la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, illuminati da Cristo, crocifisso e risorto, offriamo la nostra preghiera al Padre dicendo insieme: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, per il nostro Papa, per i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, perché non si stanchino mai di testimoniare la croce, fonte di salvezza, di amore e di redenzione agli uomini del nostro tempo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per i tanti crocifissi nel mondo a causa della pandemia, delle guerre, dell'odio, perché l'amore di Cristo possa donare quella carezza e quella misericordia nell'ora del dolore e nell'ora della morte. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Padre. Dedicate a Cristo, chiamati
della parola di Dio fa che motivino i giovani all'ascolto e alla partecipazione della Santa Messa. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per le nostre famiglie, perché oltre al pane quotidiano sappiamo riconoscere quel pane che sfama ogni nostro desiderio. Accompagna, Signore, i genitori in questo compito importante ma necessario ed esclusivo nel donare e offrire ai propri figli il dono della fede. Noi ti preghiamo. Per i poveri di questo nostro territorio, per le tante famiglie che in questo tempo di crisi e di emergenza della pandemia si sono riscoperti fragili nella mancanza di cose a volte anche necessarie, perché la nostra solidarietà e soprattutto la nostra carità discreta e riservata faccia sentire l'abbraccio della Chiesa e di Cristo. Noi ti preghiamo. Per i nostri cari defunti, Romano, Alessandro e Ugo, contemplino in eterno il tuo volto, noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, le nostre preghiere, le affidiamo a te per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Romano, Alessandro e Ugo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, il Serafico Padre Francesco, la Madre Chiara, San Bernardino e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli e fratelli in Cristo Gesù, eleviamo fiduciosi la nostra preghiera al Padre, dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu vorrei,
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono